un momento importante per la città e anche, diciamo, per la parte politica. La presenza a quest'ora, oggi, con queste temperature, diciamo, equatoriali, di numerosi operatori politici e curiosi, ci dà la prova che aveva ben visto la natura dell'uomo Aristotele, che lo definiva zon politikon, perché in effetti l'impegno sociale e l'impegno politico è qualcosa che in tanti sentono e la loro presenza qui ne è una prova. Parliamo di Agrigento Capitale della Cultura, ecco, questa è la prova di quanto sia importante l'elemento valorizzazione in ogni cosa, perché Agrigento, che sia bella, la più bella tra i mortali, diceva Pindaro 2500 anni fa, non sempre è riuscita però a, diciamo, in qualche modo difendersi da momenti di sfregio mediatico, sfregio architettonico, sfregio paesaggistico, quindi non sempre ciò che è bello e buono viene valorizzato, oggi sì. Questo momento di valorizzazione avviene in termini di riconoscimento del valore, che quindi questo diventi il leitmotiv dell'agire politico sano, nel senso di cercare di valorizzare sempre e costantemente i territori, come sta avvenendo in questa occasione, guardando però al futuro costantemente, quindi non al risultato 2025, ma a quello che il 2025 può portare, un po' pensando alla De Gasperi, forse pensare troppo in alto, ma male non fa, nel senso che, ok, il politico pensa alle prossime elezioni legittimo, ma chi ragiona da statista dovrebbe pensare alle prossime generazioni, quindi proiettarsi al futuro con competenza e programmazione. È una conferenza programmatica che abbiamo voluto e pensata a distanza di pochi mesi dal primo congresso provinciale, un congresso unitario che ora ci ritrova qui insieme, tutti insieme uniti, tutte le anime del partito, i dirigenti locali, il territorio è qui presente per stilare un documento programmatico, una conferenza programmatica sul grande tema che è Agrigento Capitale Italiana della Cultura, ma attorno al quale girano altri temi, infrastrutture, servizi, turismo, attività produttive, sono temi che affronteremo in compagnia non solo del nostro ministro che a breve arriverà, ma in compagnia dei dirigenti regionali, provinciali e gli assessori Aricò, Pagana e Scarpinato che saranno qui con noi insieme a buona parte della nostra deputazione. Ma è un'occasione importante che come partito abbiamo colto, cioè quella di partire da questo importantissimo evento, occasione che è Agrigento Capitale Italiana della Cultura, per porre l'attenzione su tutte quelle che sono le proposte politiche che Fratelli d'Italia ha messo su per la valorizzazione del nostro territorio. Oggi Fratelli d'Italia ha una grande responsabilità che è quella del governo, della regione, del il governo nazionale. E quindi attorno ad Agrigento Capitale della Cultura ruotano tanti temi. Io per esempio affronterò il tema dell'agricoltura e anche della grave crisi idrica che riguarda intanto l'aspetto il mondo dell'agricoltura, ma non solo, e quindi vogliamo mettere in evidenza le problematiche ma anche le soluzioni che occorre dare. Quindi questo è lo spirito della conferenza programmatica, un partito di governo, un partito che vuole cogliere l'occasione di questo evento per dimostrare la presenza nel territorio e affermare con forza quelle che sono le proprie idee. Questo evento è molto importante per la nostra provincia, infatti ho chiamato, anche ho invitato gli amministratori locali per preparare i nostri comuni proprio ad Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025. Infatti attorno a questo tema si snoderanno tutti gli altri temi legati alle infrastrutture, ai nostri centri storici, alle varie leggi che man mano sono venute fuori sia dal governo Meloni che dal governo regionale e che hanno portato benefici ai nostri comuni. Vedi, fra i tanti, per citarne uno, dall'assessorato alle infrastrutture proprio i fondi stanziati per la progettazione, visto che abbiamo carenza di risorse all'interno dei nostri enti locali, di risorse umane intendo, i fondi per la progettazione sono necessari per riuscire poi ad accedere ai fondi PNRR per i progetti.